Ciao a tutti da Novan Globo, benvenuti ad una nuova lotta in wifi di Horas, finalmente in wifi dopo un bel po' di giorni, un bel po' di settimane. E questa è una lotta contro Emonet, che è un iscritto al canale. E diciamo che purtroppo è un rematch questo, perché c'è stata una prima lotta e la prima lotta purtroppo è caduta la connessione circa un mesetto fa, non sono riuscito quindi a pubblicarla. Nella prima lotta un 80-85% avrebbe potuto vincere lui, era nettamente in vantaggio e avrebbe potuto vincere. Mi spiace per la connessione veramente che sia caduta. E bravo Emonet per il primo match. Guardando un attimino il mio team, come vedete è un rain team logicamente. Sto testando questo per un piccolo torneo in cui partecipo. E guardiamo un attimino il team avversario. Ha tre Pokémon subito che mi saltano così all'occhio, che mi potrebbero creare molti problemi. E sono Talonflame, Lopunny, Mega sicuramente, e Rotom logicamente, perché countera molto bene quasi tutto il mio team. Mega Lopunny perché è molto veloce, e Talonflame perché ha un'ottima priority e non ho un assorbitore di mosse di tipo volante molto efficace, e quindi purtroppo è così. Il mio Politoed è difensivo, il mio Kindra è con il lenti scelta, Latias scaccia bruma più cura ardore, classico Mega Swampert, classico Ferrothorn, e anche Toxicroak deciso. Decido di iniziare con Politoed, andando sul classico, perché immaginavo che l'avversario prevedesse eccetera eccetera. Allora per evitare questo problema vado sul classico e decido di inserire subito la pioggia. Non so se questo avesse utilizzato Dragobolide o qualcos'altro, allora decido nel dubbio di mettere in campo Ferrothorn. Sapevo che avrebbe potuto ritirare e mettere anche in campo Rotom, e decido prima di tutto di utilizzare il parassisteme, perché sapevo che mi avrebbe bruciato, perché era l'unica cosa che avrebbe potuto fare, e dovevo infliggere un pochettino di danni qua e là. Non so se questo ovviamente Rotom è difensivo oppure offensivo, e sicuramente Invertivolt mi faceva capire che era difensivo. Dato che ha deciso di ritirarlo, pensavo che questo Rotom fosse offensivo ed era semplicemente bloccato in un attacco, ma in ogni caso decido di rispammare parassisteme per il Pokémon che decideva di sostituire. Sapevo di poter resistere grazie alla pioggia a un attacco di tipo fuoco, perché avevo circa un 90% di punti salute, e allora decido subito di mettere le rocce. Questo perché le rocce sono utili contro Talonflame, che potrebbe darmi notevole fastidio, veramente tanto fastidio, quindi ho dovuto sacrificare un po' di punti salute del mio Ferrothorn. Dato che c'è ancora in giro Mega Lopunny e logicamente anche il Talonflame, decido comunque di ritirare il Pokémon, di non sacrificare il mio Pokémon per infliggere danno da spine ferrate. Decido di ritirare, mandare Kindra a tuttire un bruciapelo, ma mi infligge veramente tanti danni, tra l'altro mi fa anche un brutto colpo, una sfortuna. Decido di spammare Dragobolide, ma l'avversario prevede molto bene, perché era troppo prevedibile un attacco di tipo acqua, e allora decido di ritirare il mio Pokémon. Decido di mandare in campo Swampert, questo perché comunque era un'ottima opportunità per Mega Evolvermi, perché purtroppo Nuoto Velox si attiva, il turno successivo si attiva il Nuoto Velox, e quindi devo Mega Evolvermi il prima possibile, è troppo importante, salvo che non ci sia un Pokémon con esplosione, ma in questo caso è troppo importante. Decido di spammare quindi cascata, tanto avrei potuto resistere tranquillamente anche a 2 o 3 forza lunare non potenziate. Mi infliggo un bel po' di danno a questo Rotom, il che mi fa capire che 99 su 100 è offensivo. Decido di mandare in campo Ferrothorn, perché avrebbe potuto attutire o sia Invertivolt sia Idropompa che un'eventuale bruciatura.
Decidendo di mandare in campo Clefable, io decido di ritirare sempre il mio ferro, non per altro, più che altro per poter infliggere un po' di danno indiretto da spine ferrate su Megalupanni o su Talonflame in caso dovesse avere dei punti salute dispari, e quindi almeno quel 1 PS io lo potrei togliere grazie all'abilità. Decido prima di mandare Politoed perché pensavo che utilizzasse calmamente. Non utilizza calmamente. Allora poi decido di ritirare e mandare in campo il mio Mega Swampert. Questo perché pensavo che non avesse calmamente. Invece per la seconda volta utilizza calmamente. Spammo cascata sotto la pioggia che mi garantisce veramente quasi due hit che io ho su tutti i Pokémon avversari. Tra l'altro Clefable difensivo mi fa notevoli danni. E decido di attutire un forza lunare. Non volevo rischiare, questo perché sì, è vero, c'è la pioggia, però potevo fargli danno minimo. E non volevo rischiare, ho ancora Ferrothorn da poter sacrificare. Ma il mio questo. Ma il Rotom avversario non era offensivo. Il Rotom avversario era difensivo e aveva la baccastagna con riposo. Veramente un ottimo moveset e un'ottima accoppiata che avevo utilizzato all'inizio con il CY. Decido di spammare Dragobolido, questo perché sono con il lenti scelta e mi assicuro un KO su quasi tutti i Pokémon. Ma questo Rotom Wash resiste. Non pensavo che potesse resistere a un lenti scelta Dragobolido. Tra l'altro ha natura modesta. Probabilmente questo Rotom Wash non è difensivo fisico, ma è difensivo speciale. E quindi è per questo che gli avevo anche inflitto quel notevole danno con cascata. Decido di sacrificare Kindra perché non ho uno switch in favorevole. Poi decido di mandare in campo Latias perché sapevo di poter resistere a un suo Baldeali, perché è avvisato anche in punti salute, e decido di spammare Dragobolido in caso volesse ritirare il Pokémon. Questo perché il mio altro attacco è tuono, non volevo rischiare in caso di Excadrill che avrebbe potuto mettere in campo. Riesco anche con il rinculo di Assorbisfera a rimanere in campo. Purtroppo manda in campo Megalupanni, io decido di utilizzare Cura Ardore così. Ma è stato. Non me l'aspettavo. Io pensavo che utilizzasse Bruciapelo il mio avversario, ma non è solo quello. Immaginavo che fosse anche più veloce. Questo perché questo Megalupanni è deciso, come natura è decisa. Non me l'aspettavo. Ed è stato provvidenziale, questo perché non è stato un sacrificio inutile quello di Latias, e sono riuscito a ripristinare notevoli punti salute al mio Mega Swampert per poter resistere ancora a un attacco 1 vs 1 contro Mega Lupagni. Decido di ritirare il mio Pokémon, mandare in campo Politoed, mettere la pioggia perché o sacrificavo Politoed e cercavo di sacrificare Politoed per avere più turni di pioggia, ma a quanto pare lui ritira, manda Rotom, lo sacrifica e cerca di bruciarmi. L'avversario decide di mandare in campo di nuovo Megalupanni perché tosto, non ho uno switch in giusto su questo Pokémon, e quindi decido di saper di poter resistere a un attacco. Pensavo a dire la verità di andare KO dopo il danno indiretto da scottatura, ma purtroppo non vado KO e perdo un turno in più di pioggia. Sarebbe stato meglio mandarmi KO subito. Non sapendo se volesse ritirare o no il Pokémon, dato che c'è ancora Hydreigon con buoni punti salute, decide di spammare Crash Pugno per qualsiasi Pokémon che decidesse di mettere in campo. Questo perché erano tutti comunque colpiti in modo super efficace da un attacco di tipo lotta. Grazie al più 1 in attacco datomi da Crash Pugno, riesco a mandare KO Hydreigon. Questo perché Hydreigon avrebbe potuto resistere a un gelo pugno, perché di fatto non è che abbia una potenza molto elevata, mi sembra 75, 85, mi sembra di potenza, non è che abbia una notevole potenza, e il fatto che abbia tenuto in campo Megalupanni è stato provvidenziale. È stato provvidenziale anche il fatto che Megalupanni era deciso
e non allegro. Sono stato veramente molto fortunato per questo, perché così il mio Mega Swampert, anche in assenza di pioggia, avrebbe potuto resistere a un attacco. È stata veramente una bella lotta, veramente molto bravo il mio avversario, molto bravo Emonet. E se la lotta vi è piaciuta, cliccate il mi piace. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi. E ci vediamo ad altri video, probabilmente anche in Wi-Fi. Ciao a tutti da Nuovo Anglob. Ciao!